Possiamo dire che anche la classe politica amministrativa ha un occhio di riguardo verso questa crescita sinergica tra cultura, economia e vita sociale. E quindi anche noi amministratori, anche noi pubblici amministratori, cerchiamo di immettere in questo circuito risorse ed energie proprio per favorire al massimo questo diverso tipo di iniziative. Per cui ecco un plauso all'attività svolta dall'Associazione Culturale MIMA, che proprio in questo senso si è già cimentata da anni e in questa direzione sta andando ottenendo dei mirabili risultati. E l'attività annuale 2010 appunto inizierà il prossimo fine settimana, con sabato 20, con il primo workshop fotografico What a Reportage Is, che vedrà come ospite d'eccellenza, come ospite d'onore, il grande fotografo Francesco Citto. E poi a seguire le altre date si terranno tra il 10 aprile, il secondo, il terzo, il 22 e 23 maggio, il quarto, 18 e 19 settembre, per chiudere l'anno di attività con l'ultimo workshop, il quinto, appunto il 27 di novembre. È importante ecco sottolineare proprio la grande versatilità dell'offerta formativa, che si rivolge verso un pubblico di nuovi professionisti ai quali si offre la possibilità di grandi contatti, di importanti contatti con artisti e professionisti di fama internazionale, e quindi anche la possibilità di tante tantissime conoscenze con illustri personaggi che potranno caratterizzare quello che sarà il loro percorso di vita e il loro percorso professionale. Ora lascio la parola per entrare più nei dettagli e descrivere magari più specificatamente i contenuti dei diversi workshop a Stefania Bozzi, responsabile organizzativa dell'Associazione MIMA. Grazie Assessore. Sì, diciamo che l'Associazione Culturale è abbastanza giovane, è nata solo 2 anni fa, però ha trovato terreno fertile nella nostra provincia e anche un certo riconoscimento anche a livello regionale, perché insomma non è detto, come diceva giustamente l'assessore, che sempre ci sia sensibilità a riguardo. Qual è il nostro obiettivo dell'associazione? È un obiettivo abbastanza alto per l'Italia, cioè quello di sensibilizzare le persone verso il mondo dell'immagine in generale, della fotografia, che può e secondo noi deve essere considerata un mezzo di espressione artistica, la fotografia come arte. Per esempio all'estero c'è già un mercato della fotografia, per esempio si parla di fine art, per cui il grande fotografo fa una grande fotografia, vengono distrutte ovviamente anche adesso col digitale le copie, e questa fotografia viene considerata come un pezzo d'arte. Ecco, noi vorremmo che così anche l'Italia acquisisse questa sensibilità verso tutto ciò che è immagine. Noi sappiamo che adesso così l'immagine è la cosa più immediata, con le macchine digitali tutti ci sentiamo grandi fotografi, sembra la cosa più facile del mondo. Ecco, il nostro così la nostra mission è quella invece di rendere sensibili le persone. Ripeto, i nostri corsi sono frequentati da giovani studenti, appassionati, semiprofessionisti, ma pure magari quei fotografi che nel fine settimana vanno a fare le foto ai matrimoni, per esempio, come magari il neofita oppure il signore in pensione che adesso si compra la macchina fotografica, eccetera, per cui pubblico eterogeneo. E qui ha così la possibilità di spendere 1 o 2 giorni insieme a dei grandi nomi della fotografia. Per esempio Francesco Citto viene considerato un maestro con la M maiuscola del reportage, da Shannon poi, che è un altro, è un maestro della pubblicità, per esempio. Dei 5 eventi segnalo come forse, senza nulla togliere a questo, il nostro punto di diamante potrebbe essere, anzi sarebbe, l'incontro che terremo a settembre con John McDermott, perché quest'anno abbiamo voluto lanciarci in territori nuovi e abbiamo contattato questo che viene considerato il numero 1 dei fotografi
sportivi. Per cui questo adesso è a Vancouver che fotografa le Olimpiadi mondiali della neve. Ed ecco, insomma, l'avremo qui e lavorerà qui. Adesso studieremo qualcosa per quei giorni. Allora, non so, ma adesso stiamo già pensando se portarlo magari su un campetto della giovanile del calcio. Insomma, ecco, ma questa è la nostra sfida: portare questi grandi nomi. E non è come quando vai alla mostra o alla conferenza dove tu ascolti il relatore, ecco, oppure vai a vedere la mostra di quadri. Qui interagisci, ecco, con la persona tutto il giorno, c'è anche il momento dove si mangia insieme, eccetera, per cui insomma ecco, è un'esperienza effettivamente. E siamo così, insomma, come associazione culturale no profit, non c'è scopo di lucro e insomma vorremmo riuscire ad andare avanti con questo che è il nostro, la nostra filosofia. Bene, direi. Non so se ho parlato troppo. No. Com'è? Ah, grazie. Ecco, questo è importante da ricordare. Già dall'anno scorso l'Università di Verona, in particolare la facoltà di lettere, di scienze della comunicazione e beni culturali, ci ha inserito come ente accreditato per dare i crediti formativi, per cui gli studenti veronesi che seguono i nostri corsi hanno diritto allo sconto nell'iscrizione, pagano il 50%, e l'accesso ai crediti formativi. Addirittura quest'anno ci sono stati tre ragazzi del Politecnico di Milano che insomma hanno detto: ma insomma, possibile solo per Verona avere questa possibilità? Ma insomma, siamo appunto appena nati, ma dopo prenderemo contatti magari con altre università per insomma, trovare delle forme di piccole convenzioni, perché come potete immaginare, poi appunto portare questi fotografi, quello di maggio è un islandese, l'altro è un californiano, insomma comporta una macchina organizzativa non semplice, insomma vogliamo sempre fare del nostro meglio. Grazie. Grazie a voi dell'attenzione e della partecipazione. Volevo chiedere, il costo di partecipazione ai workshop cambia o è sempre la stessa cifra? No, le dico, la differenza è questa: ci sono workshop di una giornata che costano 100 euro, gli workshop di due giornate costano 180 euro. Abbiamo fatto appunto questo pacchetto poi fedeltà, per cui ci sono persone che per esempio si sono iscritte a tutti i 5 appuntamenti e hanno insomma un 30% di sconto, per gli studenti 50% di sconto, ecco, studenti universitari di questa facoltà, ecco, ha fatto bene a chiedere, perché non è un aspetto trascurabile.